Io oggi parleremo di come modellare un impianto radiante in Revit. Io sono Marta Vantaggiato e sono consulente tecnico presso Euroterm. Prima di iniziare con appunto l'analisi della presentazione dei contenuti, volevo ricordarvi che se avete delle domande potete porle tramite l'apposito tool Question and Answer che trovate nella barra sottostante. Bene, possiamo procedere. Allora, cosa vedremo oggi? Ho fatto un riassunto in 3 punti per appunto focalizzarci in principio su cosa vedremo oggi. Prima di tutto vi farò una panoramica su quello che è l'approccio di Euroterm nella modellazione in BIM. Dopodiché vi presenterò gli strumenti che abbiamo sviluppato a supporto dei progettisti e a seguire una metodologia per integrare appunto gli impianti radianti in Revit. E alla fine della presentazione, nella terza parte, vedremo delle applicazioni e dei riferimenti di quanto appunto presentato in precedenza. Voglio sottolineare che questa presentazione non ha lo scopo di insegnarvi a modellare in BIM, ma piuttosto quello di condividere con voi quella che è stata la nostra esperienza e presentarvi appunto come possiamo supportare i progettisti in questo tipo di modellazione. Bene, prima di tutto facciamo una panoramica generale. Perché ho voluto iniziare con queste 2 slide? Banalmente perché quando ci si approccia ad un argomento nuovo come quello del BIM c'è un po' di confusione, ovviamente ci sono tante le voci che si sentono relative all'argomento, inoltre ci sono numerosi punti di domanda, tra cui lo devo fare obbligatoriamente, come lo devo fare, posso ad esempio utilizzare gli strumenti che ho lavorativi che utilizzo al momento. Sarà un passaggio graduale o repentino a questo nuovo modo di lavorare? Bene, queste stesse domande erano quelle che avevamo noi come azienda circa un annetto fa. Poi che cosa abbiamo deciso di intraprendere un percorso per capire proprio qual era lo stato attuale di modellazione in BIM utilizzato dai progettisti e capire appunto a livello aziendale come poter supportare i nostri progettisti. Alla domanda che vi ho posto prima se è obbligatorio lavorare in BIM, diciamo che al momento non è obbligatorio, ma se si vuole entrare in certi ambiti di progettazione, come ad esempio gli appalti pubblici, vediamo che con il decreto ministeriale già del 2017 obbliga l'utilizzo del BIM in maniera proporzionale, diciamo crescente, decrescente al variare dell'appalto pubblico. Quindi vedete che al 2025 tutti gli appalti pubblici saranno obbligatoriamente redatti secondo una modellazione BIM. Quindi diciamo che dal 2020, che siamo adesso al 2025, è un diciamo, processo graduale, ma una volta iniziato sugli appalti pubblici, o ancora io consiglio di iniziare dai piccoli progettini, ovviamente si prende man mano pratica relativa a questo tipo nuovo di modellazione e di progettazione per essere poi preparati a quello che sarà il futuro, e quindi con una modellazione totalmente in BIM. Prima di presentarvi appunto quelli che sono gli strumenti che abbiamo sviluppato per supportare i progettisti, volevo fare con voi una panoramica sulle motivazioni che ci hanno spinto appunto a intraprendere determinate scelte. Come vi ho detto prima, quello che abbiamo cercato di fare a livello aziendale è di interfacciarci con i progettisti con cui solitamente collaboriamo e capire come veniva utilizzato e se veniva utilizzata la modellazione BIM, perché sappiamo che il mondo BIM, che è il Building Appunto Information Modeling, nasce dal mondo architettonico e nasce proprio parte appunto dalla modellazione 3D e poi si è esteso fino alla parte, diciamo, impiantistica. E al momento però nel panorama della progettazione impiantistica italiana quello che abbiamo riscontrato è che non si è raggiunto un adeguato livello di diffusione e reale applicazione del mondo radiante in BIM. E questo perché? Perché fondamentalmente avere dei modelli, molto spesso appunto mi chiamano in ufficio tecnico e mi chiedono se abbiamo i modelli dei nostri prodotti.
Per quanto riguarda un sistema radiante, avere i modelli, abbiamo capito che non è sufficiente per approcciare la modellazione. Questo vale per esempio, dei singoli prodotti, quali può essere una macchina aria o tubazione e così via. Ma nel mondo appunto del mondo radiante, il sistema radiante è un sistema composto e quindi parlare di singolo modello ci siamo resi conti che non fosse propriamente appropriato, passatemi il termine, ma serviva un approccio un po' più onnicomprensivo. Dopodiché abbiamo cercato di capire come veniva utilizzato il BIM e quello che siamo arrivati alla conclusione è che viene utilizzato per raccogliere informazioni relative al progetto, quindi sia dal punto di vista diciamo, della geometria, quindi la modellazione 3D, ma anche tutte le informazioni relative alla parte diciamo, dell'impiantistica e quella architettonica, però molto spesso dal punto di vista architettonico, impiantistico, scusate, la parte dei calcoli viene svolta utilizzando dei software o degli applicativi esterni. Quindi fondamentalmente il modello BIM viene utilizzato per condividere le informazioni con gli altri, diciamo, gli altri attori del processo di progettazione, quelli che sia appunto l'architetto, ma i calcoli appunto vengono fatti con i metodi standard di progettazione e quindi con dei software o degli applicativi esterni. Un altro, diciamo, argomento che abbiamo tenuto in considerazione nella realizzazione proprio degli strumenti di lavoro che abbiamo sviluppato è il fatto che i file RTV, in questo caso mi riferisco proprio a Revit, in quanto è il software di progettazione che abbiamo progettazione BIM che abbiamo scelto di utilizzare perché è quello maggiormente utilizzato a livello italiano e non solo. Questi file, proprio perché aggregano insieme la parte architettonica e anche la parte, diciamo, impiantistica, ed è questo proprio il concetto del BIM, di avere una progettazione integrata di entrambe le discipline in modo da evitare eventuali errori di progettazione, cioè ci si rende conto in fase di progettazione di eventuali errori piuttosto che arrivati in fase di cantiere. Proprio perché c'è questa condivisione, questi file devono essere leggeri per poter consentire una maggiore flessibilità di scambio tra i vari attori. E di conseguenza il livello di definizione, quello che viene detto LOD o il livello di informazioni richieste, Level of Information Needed, deve essere appunto calibrato in funzione delle esigenze che si incontrano. Quindi sulla base di tutte queste considerazioni abbiamo deciso di, come azienda, di fare un passettino in più, cioè non solo di avere i modelli dei prodotti, ma di definire proprio una metodologia di utilizzo, proprio perché il sistema radiante, come vi ho detto prima, è un sistema composto. Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato degli strumenti che permettono di supportare in maniera efficace il progettista, cioè di non lasciarlo da solo ad utilizzare, ma abbiamo supportato degli strumenti e anche una metodologia. E sono appunto questi strumenti. Un template per Revit, per chi non sapesse cos'è un template, è fondamentalmente una libreria personalizzata con i prodotti Euroterm, che però è stata appunto sviluppata per essere funzionale alla progettazione e dopo vedremo come. Sulla base poi degli elementi che sono stati caricati i modelli nel template, abbiamo inoltre sviluppato una metodologia per la modellazione degli impianti radianti, partendo proprio dal processo di lavoro che viene attualmente utilizzato da noi nell'ufficio tecnico a supporto dei progettisti. Ma appunto andiamo per gradi e vediamo entrambe le soluzioni che proponiamo. Fondamentalmente nel template, come potete vedere, abbiamo i sistemi a pavimento, i sistemi a soffitto, anche ovviamente il sistema Zeromax. Come sono stati modellati questi sistemi? Sono stati modellati come delle famiglie di sistema. Per chi ha praticità, diciamo, con Revit, da questo punto in poi potrei dire delle cose che sono banali perché sono appunto conosciute per chi conosce il software, ma l'obiettivo è proprio quello di trasmettervi in maniera chiara quello che è, in maniera appunto chiara e semplice, quello che abbiamo sviluppato. Quindi i sistemi a pavimento come quelli a soffitto li abbiamo modellati come delle famiglie di sistema, che sono in Revit delle famiglie fondamentalmente di default che ci sono all'interno del software, che sono la famiglia pavimento e la famiglia soffitto. E abbiamo deciso di modellarli semplicemente con l'ingombro dell'isolante per quanto riguarda appunto i sistemi a pavimento, per i sistemi a soffitto invece l'isolante più la parte del cartongesso. Perché abbiamo deciso di non modellare tutta la parte della tubazione
e così via, perché fondamentalmente l'impianto radiante, il sistema radiante occupa uno spazio all'interno dell'edificio. Quindi una volta definito l'ingombro, diciamo che il gioco è fatto e questo ci permette di ridurre il numero di informazioni, comunque di non appesantire il modello con delle informazioni che non sono utili, perché proprio appunto, non essendo i calcoli fatti all'interno di Revit, non c'è bisogno di definire appunto tutta la serpentina radiante. Lo stesso concetto di semplicità e di livello di informazioni, diciamo, base richiesta, è stato applicato anche agli altri modelli, che sono la gamma delle nostre macchine Euclima VMC, che sono state modellate proprio con l'ingombro esterno, ovviamente, e poi tutti i parametri tecnici necessari appunto a definire la macchina e con anche appunto le connessioni auraliche che permettono poi di fare tutta la distribuzione aria. Per quanto riguarda invece i collettori cassetta, anche questi abbiamo scelto la strada della semplicità. Ovviamente anche il collettore va ad occupare, insieme alla sua relativa cassetta, va a occupare uno spazio all'interno dell'edificio. Quindi abbiamo modellato con l'ingombro esterno come delle attrezzature meccaniche e con i due attacchi relativi alla distribuzione idronica possono essere poi appunto collegati con la parte di distribuzione e di successivamente di generazione. Non abbiamo modellato il collettore in dettaglio proprio per lo stesso concetto, non avendo fatto tutta la linea delle serpentine, ovviamente non aveva neanche senso dettagliare il collettore, proprio perché i calcoli sono effettuati in un software esterno. Abbiamo poi anche modellato tutta la parte, diciamo, della regolazione. Quindi il concetto è che ci siamo concentrati a modellare i nostri prodotti, ma in maniera semplificata proprio per il concetto di leggerezza di questi file. Su che cosa invece ci siamo concentrati in maggior dettaglio è stato nello sviluppo di queste etichette. Le etichette sono sempre, fanno parte della famiglia dei sistemi di annotazione all'interno di Revit e possono essere sviluppati a proprio piacimento. Noi abbiamo sviluppato un'etichetta vano, un'etichetta collettore, che sono collegate poi a degli abachi all'interno del software che permettono appunto di raccogliere tutte le informazioni relative al dimensionamento degli impianti. E quindi qui poi vedremo nel dettaglio più avanti. Avete nell'abaco che è informatizzato e quindi collegato direttamente alle etichette vano e collettore le informazioni relative, per esempio, al passo, alla tipologia di sistema, al numero di circuiti riferito a zona per zona. Bene, quindi questo è quello che trovate all'interno del template. Dopodiché abbiamo definito una metodologia per implementare gli impianti radianti Revit. E cosa abbiamo fatto? Vi ricordate all'inizio della presentazione che vi ho posto la domanda? Possiamo utilizzare gli strumenti di lavoro che utilizziamo normalmente? Noi a questa domanda, in questo stato di, diciamo, in questa fase di transizione, diciamo al 2025 o comunque negli anni successivi in cui si lavorerà totalmente in BIM per tutti gli appalti e ci auguriamo per tutti i lavori, abbiamo cercato di tenere il processo di lavoro, cioè di basarci sul processo di lavoro standard del nostro ufficio tecnico che diamo appunto a supporto dei progettisti. In cosa consiste questo processo di lavoro standard? Che fondamentalmente ci arriva una richiesta di supporto da parte di un progettista per un esecutivo. Insieme a questo, ovviamente, il progettista ci manda i disegni. Tramite il nostro software di calcolo facciamo tutta l'analisi e il dimensionamento e gli output di questo software sono un report di calcolo con tutti i calcoli dettagliati e un CAD 2D elaborato, come lo chiamo io, in cui fondamentalmente c'è il dimensionamento esecutivo dell'impianto radiante con tutta la posa della serpentina e tutte le informazioni appunto relative ai collettori. Quindi partendo da questo processo, che è lo standard, abbiamo definito un processo di lavoro advanced. Cioè che cosa vuol dire? Che adesso, quando il progettista si interfaccia con noi o comunque quando poi sarà indipendente, ha ovviamente un file 3D, da questo, che è l'architettonico ovviamente, in Revit. Ovviamente da questo noi chiediamo un'estrapolazione 2D funzionale al processo di lavoro standard che non cambia, rimane lo stesso. E fondamentalmente
scusate, abbiamo aggiunto due o tre output al processo di lavoro standard, che sono questi due file in CSV che fondamentalmente raccolgono tutte le informazioni relative che erano già contenute nel report di calcolo, ma sono organizzate in maniera più efficace per essere poi implementate nel modello Revit, nel modello impiantistico di Revit. E poi c'è anche un CAD serpentino di radianti in maniera semplificata, dove abbiamo la posa praticamente della serpentina radiante e il posizionamento dei collettori. A questo punto che cosa succede? Che solitamente, in un processo di lavoro normalmente in Revit, all'architettonico abbiamo il file, mettiamolo così, gemello, che è quello MEP, dove viene fatta tutta la che è meccanica, l'elettrica, l'implanting, che è il file che è simile all'architettonico, dove però viene tutta sviluppata la parte impiantistica. Scusate. Quindi andando a lavorare su quello attraverso il nostro template, possiamo poi arrivare alla modellazione BIM, dove abbiamo poi ovviamente tutta la modellazione 3D dell'edificio, tutte le informazioni necessarie per caratterizzare l'impianto, quindi quelle relative al dimensionamento, e gli abachi che ovviamente raccolgono queste informazioni. Quindi fondamentalmente l'integrazione in Revit avviene in cinque semplici passi, e qui appunto vi dirò questi cinque semplici passi. Per chi ha più esperienza con Revit può sembrare più, diciamo, può cogliere meglio questa procedura. Ovviamente, una volta che ci arriva lavorando sul file map, andiamo a definire i vani e gli spazi all'interno del progetto e andiamo a inserire l'etichetta vani, che è quella che contiene le informazioni. Dopodiché compiliamo la schedule o l'abaco, che è associata poi all'etichetta, andando a riportare tutte le informazioni che sono nel file CSV delle zone. Dopodiché importiamo il CAD 2D, dove c'è la serpentina radiante e il posizionamento dei collettori, e proprio sfruttando come riferimento la posizione dei collettori del 2D che abbiamo importato, andiamo a posizionare i modelli dei collettori cassetta che vi ho fatto vedere prima e ci associamo la rispettiva etichetta collettore. Dopodiché, per finire, andiamo a compilare la schedula l'abaco relativa ai collettori con le informazioni che sono contenute all'interno del file manifold CSV. Ovviamente, quello che voglio farvi, diciamo, porre l'attenzione è che il fatto di aver sviluppato questi file CSV, che hanno le informazioni che sono poi immessa all'interno degli abachi di Revit, tramite la compilazione di questo abaco, automaticamente, visto che tutto il sistema l'abbiamo informatizzato tramite l'utilizzo dei parametri condivisi, i valori che sono riportati nelle etichette vengono automaticamente, i valori riportati, scusate, negli abachi, perché è molto più semplice compilare l'abaco piuttosto che l'etichetta direttamente, cioè più veloce la procedura. Tutti questi valori sono riportati automaticamente nelle etichette vani e nelle etichette collettori. Qui a destra proprio vedete un esempio della posa della serpentina radiante 2D che abbiamo posizionato. Qui avevamo il collettore, ci abbiamo associato il collettore, e qui vedete l'etichetta proprio per la zona e l'etichetta del collettore. Bene, adesso arriviamo nella terza parte della presentazione, dove ovviamente vi faccio vedere qualche riferimento a reali applicazioni degli strumenti che abbiamo sviluppato. Il primo riferimento è con lo studio di progettazione AT Project, con cui collaboriamo. Ho avuto il piacere di collaborare con l'ingegner Carlo Bertolini per la realizzazione di due abitazioni. Si tratta di una residenza monofamiliare e di una residenza bifamiliare. Per entrambi appunto i progetti abbiamo applicato il concetto del Radiante Smart, quello che chiamavano. Cioè, che cos'è il Radiante Smart? È un sistema completo in cui c'è un sistema radiante, in questo caso è un sistema Zeromax, ma poteva essere un pavimento tradizionale o un soffitto, a cui c'è associata ovviamente la regolazione Smart Comfort 365, che è l'autista, diciamo, di tutto il sistema radiante e che permette anche di controllare
la parte di trattamento dell'aria, quindi le nostre macchine della gamma Euclima VMC, che sono ovviamente essenziali per il controllo della parte latente nel funzionamento estivo, perché il radiante appunto è in grado di gestire la parte sensibile. Vi do qualche diciamo dettaglio, ho fatto qualche screenshot dei progetti, qui vedete proprio il piano terra, in questo caso essendo uno Zeromax anche nella progettazione standard, nella parte esecutiva siamo soliti rappresentare i circuiti con delle chioccioline, quindi non vedrete tutta la disposizione, anche perché essendo lo Zeromax un servizio, diciamo che la posa appunto, la fresatura può variare in funzione delle condizioni di cantiere che ci si trova davanti. In questo caso appunto vedete 5 chioccioline, quindi vuol dire che ci sono 5 circuiti all'interno di questa stanza. Qui vedete il collettore cassetta che per sua natura andrà a fare proprio interferenza all'interno della muratura e da cui poi parte tutta la parte di distribuzione idronica. Qui vedete, questa qui era la nostra macchinaria, una macchina del primo VMC verticale, e da qui vedete proprio poi come parte tutta la canalizzazione per la distribuzione aria. Qui questa è una stampa, diciamo una tavola, perché ovviamente la modellazione in Revit o comunque in MIM ti permette di fare la modellazione 3D, ma ovviamente si possono estrarre delle sezioni che è quella o delle tavole come una progettazione tradizionale. Qui per esempio vedete una tavola relativa al piano zero dove vedete appunto nel dettaglio le chioccioline che vi ho fatto vedere prima, queste sono le etichette relative al vano, questo vano che era il soggiorno, quindi l'etichetta della zona, l'etichetta del collettore che è associata proprio qui al collettore, che vedete appunto come ho detto prima parte poi la distribuzione idronica fino alla generazione. Qui ancora una volta volevo farvi vedere come l'etichetta del vano ha le stesse informazioni che sono poi riportate proprio all'interno dello spazio soggiorno. Quindi che cosa vuol dire? Che se io ovviamente ho per esempio una variazione della potenza dal dimensionamento e vado a modificarla in questo spazio, ovviamente si aggiornerà automaticamente anche nelle etichette e anche negli abachi, perché vi ricordo è tutto ovviamente informatizzato, che è proprio il concetto del Building Information Modeling. Un'altra opportunità che abbiamo avuto è stata di partecipare, di supportare diciamo, lo studio di progettazione, lo studio TI. Ho avuto il piacere di collaborare con l'ingegner Chiara Baiocchi per proprio la modellazione, in questo caso, di un soffitto radiante per l'ospedale di Tolentino. Era un bando per la progettazione esecutiva di questo ospedale e abbiamo appunto modellato il soffitto Leonardo 3,5. Scusate, qui vi faccio vedere appunto il 3D della parte architettonica esterna, quindi vedete le dimensioni sono molto più grandi rispetto a un residenziale tradizionale e in questa immagine vedete proprio quanto è complicato gestire la parte impiantistica di queste tipologie di edifici e quanto quella modellazione in BIM, che è appunto anche una modellazione 3D, ti permette proprio di andare a vedere eventuali interferenze tra le varie tipologie di impianti. In questo caso noi abbiamo modellato la parte del radiante nelle zone perimetrali dell'edificio, che erano fondamentalmente le camere di degenza. Vedete che abbiamo il radiante, il soffitto Leonardo 3,5. Qui qualche dettaglio, vedete anche in questo caso abbiamo modellato il collettore a soffitto come sempre un ingombro con la sua rispettiva cassetta e avete appunto la distribuzione idronica. Ancora qualche altro dettaglio dei pannelli interni. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo mio intervento di oggi. Vi faccio facciamo un riassunto insieme di quello che vi ho presentato. Prima di tutto vi ho fatto vedere qual è l'approccio di Eurotherm alla modellazione in BIM del radiante, quindi con tutti i perché delle scelte che abbiamo adoperato. Dopodiché vi ho fatto vedere in maniera diciamo, veloce gli strumenti che abbiamo sviluppato a supporto dei progettisti e la metodologia per poter integrare in Revit gli impianti radianti. Voglio sottolineare che questo è diciamo, una metodologia di transizione. Il nostro obiettivo finale,
negli anni sarà quello poi di avere un plugin totalmente in Revit per poter anche svolgere la parte di calcoli. Quindi diciamo questo è un periodo di transizione, ma che ci permette allo stesso tempo di già collaborare con gli studi di progettazione che proprio lavorano in BIM e di semplificare in maniera, di semplificare di molto diciamo, l'approccio e la modellazione. Nell'ultima parte poi vi ho fatto vedere un po' di applicazioni e di riferimenti. Arrivati in conclusione, volevo comunicarvi che stiamo organizzando un workshop gratuito proprio per supportare i progettisti per modellare il radiante in BIM. Il workshop è gratuito, scusate, e verrà organizzato nei prossimi mesi in funzione proprio anche dell'evoluzione del periodo storico in cui ci stiamo trovando ad affrontare tutti. Potete iscrivervi comunque tramite il nostro sito, qui avete riferimenti. A breve vi dico, stiamo registrando il video di questo incontro per cui sarà disponibile. Se avete particolari domande potete contattarmi questo è il mio indirizzo email e in generale potete visitare il nostro sito dove troverete dei contenuti relativi al BIM, ci sono anche dei video interessanti. Siamo giunti alla conclusione, prima di lasciarvi volevo ricordarvi che stiamo organizzando per settimana prossima un nuovo webinar, questo sarà in edizione singola, nel senso che non verrà ripetuto ed è una tavola rotonda in cantiere. Fondamentalmente giovedì 9 aprile dalle 16 alle 17 avremo il piacere di avere la nostra parte dei business developer manager del pavimento soffitto e Zeromax che ci presenteranno proprio dei casi studio reali, delle applicazioni in ambito non residenziale. Quindi andremo a vedere insieme quali erano le problematiche o comunque le richieste di cantiere e vedere come Euroterm è poi riuscita a soddisfare le esigenze dei clienti. Potete iscrivervi gratuitamente tramite il nostro sito, qui appunto vedete la schermata, qui vi ho riportato il link e spero di vedervi numerosi al webinar di settimana prossima. Vi ricordo che non sarà replicato, quindi se avete piacere iscrivetevi subito per potervi riservare il posto. Io vi ringrazio ancora per la partecipazione, non vedo particolari domande, quindi possiamo anche chiudere qui, diciamo, l'incontro di oggi. Grazie e buona continuazione.